Amici dell'ABA, studenti non studenti, tech sul su corda, i comuni, incredibile, straordinaria invenzione del basso medioevo, dove qui da noi, nell'Italia settentrionale, le città finalmente risorte dopo il 1000, vogliono diventare sempre più autonome dal potere dell'imperatore. Ricordate che formalmente il nord Italia era sempre parte del Sacro Romano Impero Germanico. Perché vogliono diventare sempre più autonome? Perché vogliono, essendo ricche, tenersi le proprie tasse, organizzarsi autonomamente. Questa organizzazione viene chiamata appunto il comune. Questo deriva dal fatto che tutti i cittadini si mettevano in comune per tutelare i loro interessi. L'obiettivo qual era? Essere indipendenti, potere amministrare da soli la giustizia con i propri tribunali, battere la propria moneta e riscuotere le tasse. Tutti attributi di uno Stato. È vero dunque, come vi ho spiegato, che uno Stato medievale, scusate, un comune medievale, può essere considerato uno Stato vero e proprio, molto più piccolo come territorio, ma è esattamente con le stesse funzioni di uno Stato-nazione moderno. Ok? Lo Stato-nazione cosa fa? Ha una propria moneta? Sì. Ha un proprio esercito? Sì. Ha delle proprie leggi? Sì. Ha dei confini chiari? Sì. Quello che avevano i comuni dell'epoca, che non sono i comuni di oggi. I comuni di oggi sono parte, Milano, Firenze, Napoli, Venezia, dello Stato Italia. Ogni città nel Medioevo, ogni comune si organizzò in modo diverso, ma quello che sempre esisteva in un comune erano l'arengo, l'assemblea, il parlamento, a cui partecipavano tutti i maschi capifamiglia, che discutevano le più importanti vicende del comune. L'arengo o parlamento eleggeva i consoli. Il numero variava, potevano essere 2 o potevano essere 24, ma rimanevano in carica al massimo un anno. Perché così poco? Perché così evitavano che si concentrasse troppo potere nelle mani di poche importanti famiglie. A fianco ai consoli c'era anche un consiglio, un organo più ristretto dell'arengo, con i rappresentanti delle famiglie più importanti che assistevano i consoli nel difficile incarico di governare il comune. Ok? Anche la città, e nel vostro libro ci sono delle immagini meravigliose, cambia aspetto. A fianco alla cattedrale, nella piazza centrale, cosa c'è? In ogni città, in ogni comune medievale, ancora oggi, la cattedrale e la piazza del mercato. Non mancano mai il palazzo comunale, con la sua torre civica, rappresenta proprio la novità del comune. Quindi una società che a fianco al sistema feudale e imperiale vede nascere anche un nuovo sistema, quello comunale. Il comune pian piano si estende e diventa il cosiddetto contado. Il comune ha delle terre intorno molto importanti, oggi diremo quasi una provincia, che consente al singolo comune di potersi approvvigionare di beni e di generi alimentari che in città naturalmente non si possono produrre. L'Italia, come vi dicevo, è così ricca d'arte ancora oggi proprio grazie alla straordinaria invenzione dei comuni.
Ogni comune cercava di farsi concorrenza, strappando al vicino i migliori artisti, architetti, scultori, pittori, per mostrare la propria importanza, il proprio potere, il proprio prestigio. E così ogni comune d'Italia diventa quel museo all'aria aperta che sono oggi Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, eccetera, eccetera. Ma mentre in Francia e in Inghilterra il re rafforzava il proprio potere, vi ricordate? L'impero, di cui faceva parte non solo la Germania, ma anche il nord Italia, si andava sempre di più indebolendo. Perché si andava sempre di più indebolendo? Perché nell'impero c'erano numerosi scontri per chi fosse appunto imperatore. Due erano le grandi famiglie che si contendevano il potere. I Welfen di Baviera, italianizzati Guelfi, e gli Hohenstaufen di Svezia, buonanotte, di Svevia, scusatemi. Svevia, la Svevia è una regione, è un land, una regione della Germania, che prendono il nome italiano di Ghibellini. La questione fu risolta solamente nel 1152 con l'elezione di un imperatore importantissimo, Federico I, detto il Barbarossa. Chissà perché era soprannominato il Barbarossa, ma ha l'obiettivo di rafforzare il potere imperiale, questo nuovo imperatore, e di porre sotto il controllo rigido dell'impero tutta l'Italia settentrionale, la quale voleva fare di testa sua. Cosa fa immediatamente, appena diventato imperatore, Federico de Rothenbart, il Barbarossa? Convoca a Roncaglia, vicino a Piacenza, una dieta, cioè un'assemblea di principi, vescovi e rappresentanti dei comuni. In quella occasione, in quell'assemblea, emana la Constitutio de Regalibus. Costituzione delle regalie sarebbe, vi spiego bene. Stabilisce che solo l'imperatore può battere la moneta, amministrare la giustizia, riscuotere le tasse, imporre i pedaggi e dichiarare guerra. Tutto quello che finora hanno fatto i comuni, da ora in poi, non vale più. Pensate come si arrabbiano i comuni del nord Italia, ricchi come sono, autonomi come sono. I comuni decidono qualcosa di incredibile e di straordinario, che non era mai avvenuto prima. Si ribellano all'imperatore e lo fanno mettendosi insieme. Nel 1167 firmano un'alleanza chiamata la Lega Lombarda, sostenuta addirittura dal Papa Alessandro III. Comuni e imperatori si scontrano tante volte finché arriviamo alla battaglia più importante di tutte, decisiva, a Legnano, qui a nord di Milano. 1176, la battaglia di Legnano, vince la Lega Lombarda, guidata da Alberico di Giussano. Ma magari di questo aspetto ne parleremo successivamente. Attenzione, e poi chiudo, con il termine Lombardia non si intende solo l'attuale Lombardia, si intendeva all'epoca tutto il nord Italia, cioè le terre che una volta erano state occupate dai Longobardi. Lombardia. Mi raccomando che su questa prima parte interrogherò quelle persone che già lo sanno. See you later, alligator, in a while, crocodile, bye.